parte. Pronti per una nuova avventura? Questa volta siamo arrivati in Polonia. Vi porteremo a vedere questo paese. Siamo appena arrivati all'aeroporto di Cracovia. Inizierà qua la nostra avventura in Polonia. Andiamo a scoprirla insieme. Primo stop, cibo. Cioè, mangiamo subito, perché poi andiamo verso la natura, verso il bosco. Ci vorrà qualche ora di macchina e quindi rifacciamo. Cioè, giusto. E qui abbiamo Simon. Hello? E ci siamo fermati per fare un po' di foto a questo tramonto. Abbiamo mezz'ora prima di arrivare al nostro hotel per stasera. Tree. Vabbè, guarda, Simon è disperato, se ne vanno, esatto, un po' più a ascoltare la nostra pronuncia. Tre corone. Tre corone, ok, siamo alle tre corone. Oh. Allora, questo hotel, che è un rifugio, in realtà ovviamente non ha l'ascensore, dobbiamo fare quattro piani con le valigie. Ma tanto già vai, the monster. Eccoli! Questa è la nostra stanzina di rifugio per la notte. E ci hanno detto, da mezz'ora si mangia, sono le 6:30, quindi alle 7. Se vuoi fare un po' più tardi, posso chiedere? Forse meglio di no. Ok, mangiamo alle 7. Siamo ufficialmente polacchi da questo momento. Esatto. Tri corone. Direzione cena, che prende la merenda per noi croata. È qualcosa di vegan, Camilo. Prendendo la birra. And for some other countries like. E sorpresa, è arrivata la pasta. Ma oltretutto, quello che si dice in Italia, una coppa di pasta. Simon Scholz. Poi c'è Rich. E si risale al nostro quarto piano. Ah, domani c'è da portare giù le valigie. Le facciamo rotolare dalle scale. Questa mascherina. Concluso. Da domani si comincia con a fuego l'esplorazione della Polonia. Notte. Buongiorno, primo giorno ufficiale di esplorazione della Polonia. Ci siamo svegliati all'alba, sono circa le 7:30 del mattino, per vedere questo spettacolo di colori autunnali. E ora colazione. Sono curiosissima di sapere cosa è una colazione, è molto curiosa. Come mangia la colazione in Polonia? Non lo so, di vegano poi, non lo so. Lo scopriremo a breve. Non hanno il caffè. Che ora il caffè? Però hanno il tè con le spezie. Vabbè, non c'è per dire. E niente. Sono vegana. Io pensavo che cosa devo fare marmellata. This is a special Polish thing, which is cottage cheese. Very fresh, very nice. Okay. Fatta colazione, prima di lasciare il parco nazionale, andremo in Zattera, esattamente questa, e faremo la traversata di questo fiume godendoci tutto il foliage. Cioè, questo è proprio da cappello da Indiana Jones. Da avventuriera. Eccoci, ora arriva la parte divertente. Pare che l'ultima persona che è caduta in acqua sia stata 10 anni fa. Dennis Close cadrà oggi probabilmente. Giova è diventato ufficialmente il gondoliere di questa zattera. Gondoliere, vabbè, insomma, avete capito. Finché la barca va, lasciala andare. Mi sa che qua non la conosco. No. Questa canzone, mi sa, chissà questa idea. So cool. Grazie. Grazie. Thank you. Si fanno anche la seggiovia oggi. Esatto. Anche perché arrivati in cima faremo una cosa fighissima. Attenzione. Bere una cioccolata calda. Siamo in seggiovia in Polonia. Va freddino, un freddolino. Sei un fagotto nero. È andata, Irene. Però visiti anche questa.
e finalmente si mangia. Yes, tutti i piattini vegani, tra le altre cose, con tutte verdurine del posto, che sono affamatissima. Pure il dolcino vegano, ma che vuoi di più dalla vita? Con le prugne. Con le prugne, ecco. Abbiamo mangiato veramente bene. Abbiamo mangiato benissimo, sono pieno come un uovo. Questo ristorante a Zwizwin. Scriveremo sottotitolato qui sotto perché è Zwizwin. Il ristorante è a però sì, dai. Siamo appena arrivati nell'hotel di questa sera, che è veramente bellissimo, soprattutto guardate che vista che ha. E vabbè, che meraviglia. Buongiorno Polonia, con quest'alba meravigliosa. Questa mattina ci godiamo la spa dell'hotel, perché dovete sapere che in Polonia ci sono un sacco di hotel con delle spa meravigliose, e quindi stamattina ci godiamo questo splendore. E ora colazione con tutto questo buffet meraviglioso. Di vegano ho trovato hummus, credo ci sia dentro anche la barbabietola, pane integrale, verdurine, frutta con noci, giova questo coso verde che non sappiamo che cosa sia, e dolce, addirittura c'è la Nutella. La Nutellina mia. Vamos, chiudo la valigia e ci sono. Next stop, Zakopan. E facciamo anche una bella passeggiata. Perdo cose, ovviamente. Siamo preparati, cioè vestiti perché ci sono 3 gradi, andiamo a fare trekking. Strongesca. Dolina Strongesca. Com'è questo sentiero in Polonia? Bello. Bello? L'altra cosa, oggi è sabato e quindi c'è tantissima gente. Perché è un sentiero molto popolare qua in Polonia. E è molto bello perché è molto semplice. Adesso andiamo a vedere le cascate. E anche il trekking in Polonia l'abbiamo fatto. Pane con la nostra cioccolatina calda. Ti che hai preso? Beh, ah, un teino calduccino. Buono. E poi è andato un po' si pranzo, amico, e te che ti mi uccido. E ovviamente dopo il trekking avevamo una fame da morire. Andiamo a mangiare. Pranzetto! E anche oggi a pranzo abbiamo trovato un bel piattino vegano. Abbiamo lenticchie, zucca e yogurt e latte di cocco. Ma chi? E si riparte in questo on the road polacco. E siamo arrivati a Cracovia. E il nostro hotel per le prossime 3 notti è qua. Ragazzi, dormiamo in barca. Cioè, dormiamo in barca, nel senso, dormiamo sul fiume. Dormiamo in barca, ma dormiamo... in che senso? Dormiamo sul fiume. Ma domani ve lo faremo vedere meglio, ma là c'è il fiume, non so se si vede. Ci siamo cambiati in 5 minuti, è arrivata la nostra guida, che non è più Simon, ma un'altra guida soltanto per questa giornata e mezzo a Cracovia. E quindi andiamo a cena e poi andiamo a vedere un po' di cosine notturne e poi crolliamo a letto di volte. Pino River. E ecco però Ghi. Non ricordo che cosa ho preso in realtà. Comunque sono come falafel, molto simili. Buongiorno! Oggi giornata a Cracovia, andiamo all'esplorazione. Tra l'altro cosa, ho 550 strati. Sotto al maglioncino che è qua sotto ho tipo la termica, la canottiera. Ho questo cappottino italiano che qua è un cardigan e il piumino. Adesso sto da 10, sono pronta. Andiamo a fare colazione. Colazioncina e via a comandare in Cracovia. E prima cosa oggi andiamo su questa mongolfiera, che è una mongolfiera particolare in realtà perché passa tanto verso l'alto ed è legata a terra. E vedremo un bello spettacolo, un bel panorama. Molto bene. Ciao ragazzi. Comunque ragazzi, là sotto c'è la nostra casetta. 1500, 1600, 1700. E lo stemma col cappello. Invece esatto. Ecco l'Obžaranek. Obžaranek. Che è una sorta di brese, di pane locale, che fa parte proprio della tradizione, della cultura di Cracovia. Ed è veramente buonissimo.
comodo questa porticina segreta per andare nel posto più alto di Cracovia. Lenticchie, verdurine, queste patatine che sembrano molto sfiziose. In questo quartiere è pienissimo di street art, per me è over the top, il paradiso, io amo aspettare. E le trovarono altre ali anche a Cracovia. Cacciatori di ali in azione. Cacciatori di ali. E anche qua troviamo le nostre ali. Number one. Un abbonamento con le scale della street art, ricordi Vieste? Non ricordo bene. Bellissimo. E qui c'è la scala arcobaleno invece. Non so se lo sapete, ma la dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci è qua a Cracovia. Qua siamo al Museo di Arte Moderna e questa è geniale. E stasera ci siamo qua in una zona bellissima, molto nuova, che guarda quasi un po' Dubai. Buongiornissimo. Io non ho il coraggio di uscire fuori. Infatti mi sto mettendo i miei guantanini in cincioletti. Perché? No, perché è tutto congelato fuori. Cioè, ci sarà forse un grado. È presto stamattina perché siamo per andare alle miniere di sale e andiamo al primo ingresso, quindi ce le godiamo a piano. E vai dentro la miniera? Quando ne apri una, devi chiudere l'altra. Siamo arrivati alle miniere di sale e le aspettavo da tutto il viaggio, perché qua questo luogo è patrimonio UNESCO, è di una meraviglia incredibile. Vedere questa parte della miniera di sale da soli è una cosa, un privilegio incredibile. È la parte più iconica della miniera e vi dico tanto che questi lampadari sono fatti interamente di sale. Ragazzi, questa miniera di sale è uno spettacolo assolutamente must see se venite a questa parte, è assolutamente bellissimo. Dovete sapere che questo è un castello rinascimentale, come si può vedere dal giardino all'italiana. È stato completamente ricostruito nel rinascimento, alla sede rinascimentale. Prendere un tè con questa vista non ha prezzo. Used for... Okay. Dovete sapere che molto spesso in Polonia si inizia il pasto con una zuppa e qua all'interno c'è un semolino, verdure e anche funghi che sono immancabili. No, che sono toscane, sono curiosa di scoprire come sono i vini degli altri paesi. Non lo sapevate, ma in Polonia c'è, sono dei vigneti, sono dei vini, ok, ok, ok. Perché Ilone trova sempre il modo di cadere. Comunque in tutto il mondo quello è sì. Certo, cadrò. Grazie di averci seguiti da noi due e dal drago. Al prossimo viaggio. Ciao.